Ciao a tutti, amici rossazzurri. Catania Avellino 3-1, la partita è appena finita. Che sofferenza, veramente una grandissima sofferenza vincere questa partita. Finalmente torniamo alla vittoria dopo più di un mese, non diciamo, dalla partita contro il Catanzaro in Coppa. Veramente molto 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 importante vincere oggi. Ricominciamo a vincere finalmente. Partita veramente molto molto sofferta. Partiamo in svantaggio dopo un primo tempo che non mi è piaciuto per niente, e con cui era davanti perché Di Piazza è a Catanzaro ormai è cosa fatta, e se la società ha deciso di venderlo, se lui se ne è voluto andare va bene così, però ci servono uomini davanti per forza. E Cucurella che è poi uscito perché comunque ha avuto un fastidio durante tutto il primo tempo, anzi comunque sembrava segnare. E poi nel secondo tempo siamo riusciti a ribaltarla negli ultimi minuti grazie a un calcio di rigore e poi il gol al 93esimo di Sarno. Allora, partiamo dal rigore. Rigore che secondo me è quella tipica azione su cui puoi dare come puoi non dare il rigore. E la trattenuta, lui lo tra il difensore trattiene sicuramente il nostro giocatore, però anche è vero che si trattengono un po' a vicenda. Poi il nostro giocatore è bravo ad buttarsi, ad accentuarsi la caduta, ma il calcio è fatto di questi episodi. E forse l'espulsione è esagerata, forse quello sì. Su quello sono comunque abbastanza certo, comunque l'espulsione sia abbastanza esagerata. Allora, una cosa che ho notato molto in questa partita è che l'Avellino è stato molto bravo a chiudersi. O meglio, siamo stati forse noi troppo scarsi e non saper trovare spazi. Perché noi abbiamo continuamente questo problema, che ripeto da più partite, che gli ultimi 30-25 metri non riusciamo mai a trovare il passaggio giusto, l'inserimento giusto, il movimento giusto. A noi mancano giocatori che sappiano fare la cosa giusta nel momento giusto, gli ultimi 30 metri. L'unico che forse ne è capace è Sarno. Infatti Sarno comunque durante la partita ha avuto delle fiammate in cui ha fatto dei bei lanci, un lancio di tacco prima del gol. Sul gol stesso l'azione la crea lui da solo praticamente. A noi però mancano questi tipi di giocatori, perché quando noi arriviamo agli ultimi 25-30 metri arriviamo sempre con tutti i giocatori in linea con la loro difesa e che non azzeccano mai movimento, mai. Oppure se scattano finiscono in fuorigioco. Ci servono giocatori bravi nel tempismo, soprattutto Cristiano Di Piazza. Lo so che è complicato prendersi un giocatore, ma uno qualsiasi che sappia correre tra le linee ci serve. A parte che io proverei anche a buttare Manne in mezzo alle partite perché lui è velocissimo e a spaccare le partite. Comunque a spaccare le partite è sempre stato bravo Manne, poi con i piedi è un po' scarso, però correre sa correre. Comunque è fondamentale trovare questi tipi di giocatori che sappiano cosa fare con la palla tra i piedi. Sarno migliore in campo. Furlan forse ha qualche colpa sul gol, non la blocca subito, però l'importante era vincere. A parte che l'Avellino poi, a parte l'occasione del gol, non è che abbia creato tutto sto granché, forse qualche occasione all'inizio del secondo tempo, ma basta, poi molto sterili. Ma il problema è proprio questo, che noi comunque riusciamo a tenere la palla, perché non si può dire che oggi Catania non abbia tenuto il pallone. Il problema è proprio che gli ultimi 25-30 metri non siamo senza idee, non sappiamo mai cosa fare. L'unico che ha un minimo questo spirito di inventare gioco, appunto, è Sarno. Sarno che però sappiamo tutti essere fatto di cristallo. Ora ci è andato bene perché oggi era in forma. Ma tra 2 settimane magari sarà infortunato, quindi non avremo queste possibilità. Quindi prendete dei giocatori che appunto sappiano cosa fare gli ultimi 25-30 metri e forti tecnicamente. Ci servono questi tipi di giocatori. Mi dispiace per quella che si è fatto male, sono contento che sia tornato al gol su azione, finalmente. Io lo so, l'ho molto criticato, ma come tutti, spero, come sperano tutti, che possa appunto tornare a far bene per questa squadra, perché comunque è un nostro giocatore e non possiamo di certo sperare che faccia male. Io vi saluto, sono molto contento di questa vittoria. Complimenti comunque all'Avellino che ha fatto una buona partita fino appunto al gol del pareggio, fino al gol sul rigore, appunto. La partita è stata. Non hanno quasi concesso nulla loro. E quindi, complimenti a loro. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e sempre forza Catania!